quanti si fossero da poco messi in ascolto. Siamo in diretta dalla Basilica Vaticana, stiamo attendendo l'inizio della celebrazione della Passione del Signore. Nella giornata di ieri, Giovedì Santo, tre sono stati gli appuntamenti che abbiamo seguito insieme in diretta. Ieri mattina la messa del Crisma, sempre qui nella Basilica Vaticana. Poi nel pomeriggio nella Cattedrale di Roma, in San Giovanni in Laterano, la messa in Cena Domini con il gesto, anche il rito della lavanda dei piedi. E quindi ieri sera dalla Basilica dell'Agonia nel Getsemani in Gerusalemme, l'ora santa. Anche oggi saranno tre i diaconi che daranno lettura della Passione, dicevamo, secondo Giovanni, mentre le immagini ci dicono che fa il suo ingresso in Basilica, la processione fa il suo ingresso in Basilica Papa Benedetto XVI. Dicevamo, questa celebrazione si aprirà con un momento di silenzio che noi non interromperemo, ma parteciperemo anche per quanti ci seguono attraverso la radio. Vorremmo veramente unirci a quanto avviene qui nella Basilica Vaticana, unirci al silenzio, alla preghiera, al sostare in ginocchio di Papa Benedetto XVI all'inizio di questa celebrazione della Passione del Signore. E prima proprio di seguire insieme questo inizio, ricordo che poi questa sera alle 21:10 ci collegheremo con il Colosseo in Roma per seguire la Via Crucis presieduta anche quest'anno da Papa Benedetto XVI.
Si è concluso questo breve momento di silenzio, di preghiera, ed ora ci sarà l'orazione prima dell'inizio della liturgia della parola. Reminiscere tuam, Ricordati, Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre questa tua famiglia per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì,
fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Hey.
exaudi me. A reading from the letter to the Hebrews. Dalla lettera agli ebrei. Brothers and sisters, fratelli, since we have a poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Oh.
Vangelo di Giovanni che verrà proclamato in lingua latina è tratto dal capitolo 18, versetto 1 fino al versetto 42 del capitolo 19. Gesù Christi, secundum Johannem, in illo tempore, egressus est Iesus cum discipulis suis trans torrentem Cedron, ubi erat hortus in quem introibit ipse, et discipuli eius. Scihebat autem et Iudas, qui tradebat eum locum, qui a frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo, cum acepisset cohortem, et a pontificibus e fariseis ministros, venit illuc, cum lanternis et facibus et armis. Iesus itaque, sciens omniaque ventura erant super eum, processit et dicit eis. Quem queriti? Responderunt ei. Et Iudas qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum, apierunt retrorsum et ceciderunt in terram. Iterum ergo eus interrogabit. Quem queritis? Illi autem dixerunt. Respondit Iesus, dixi vobis ego sum, si ergo me queritis, in ite osabire. Ut impleretur sermo quem dixit, quos te disti mici, non perdidi ex ipsis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit eum, et percussit pontificis servum, et abscidit eius auriculam dextram. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petru. Mite gladium in vaginam, calicem quem dedit mihi pater, non bibam illum. Ors ergo et tribunus et ministri judeorum comprehenderunt Iesum et ligaverunt eum, et adduxerunt ad annam primum,
erat enim socer Caephe, qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caephas, qui consilium dederat Iudeis, expedit unum hominem mori pro populo. Sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alios discipulus. Discipulus autem mille erat notus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem stabat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius, qui erat notus pontifici, et dixit ostiarie et introduxit Petrum. Dicit ergo Petru ancilla ostiaria. Nom quid et tu, ex discipulis es hominis istius? Dicit ille. Non sum. Stabant autem servi et ministri qui prunas fecerant, quia frigus erat, et cale faciebant se. Erat autem cum eis et Petrus, stans et cale faciense. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei Iesus. Ego palam locuto sum mundo, ego sempre docui in synagoga et in templo, quo omnes Iudei conveniunt, et in occulto locuto sum nihil, quid me interrogas. Interroga eos qui adierunt quid locuto sum ipsis, et ceisciuntque dixerim ego. Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu dicens, sic respondes pontifici. Respondit ei Iesus. Si male locuto sum, testimonium perhibede malo. Si autem bene, quid me cedis? Misit ergo eo mannas ligatum ad Caepham pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciense. Dixerunt ergo ei. Negavit ille et dixit, non sum. Dicit unus ex servis pontificis, goniatus eius cuius abscidit Petrus auriculam. Non ego te vidi nor tocum illo. Iterum ergo negavit Petrus, et statim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caepha in praetorium. Erat autem mane, et ipsi non introierunt in praetorium, ut non contaminarentur,
sed mandu carent pascam. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dicit, quam accusationem aferitis adversus hominem? Responderunt et ixerunt ei, dixit ergo eis Pilatus, accipite eum vos, et secundum legem vestram iudicate eum. Dixerunt ei Iudei, sermo Iesu implerretur quem dixit, significans qua esset morte moriturus. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, Do es rex Iudeorum? Respondit Iesus, Atem et ipso tu hoc dicis, anhali tibi dixerunt de me. Respondit Pilatus, Nam quid ego Iudeus sum, gens tua et pontifices tradiderunt te mihi. Quet fecisti? Respondit Iesus, Regnum meum non est de mundo hoc. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decetarent ut non tradere Iudeis. Nunc autem meum regnum non est hinc. Dixit itaque ei Pilatus, Nergo rex est tu? Respondit Iesus, Tu dicis, qui ad ex sum. Ego in hoc natus sum, ed ad hoc veni in mundum, ut testimonium per hibeam veritati. Omnis qui est ex veritate, audit meam vocem. Dicit ei Pilatus, Quid est veritas? Et cum hoc dixisset, iterum exhibitat Iudeos, et dicit eis, Nego nullam invenio in neo causa. Est autem consuetudo vobis, ut unum dimittam vobis in Pascha. Multis ergo dimittam vobis, regem Iudeorum. Glam averunt ergo rursum dicentes, Nonus est!
erat autem Barabbas latru. Nunc ergo apprehendit Pilatus Iesum et flagellavit, et milites plectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circumdederunt eum, et veniebant ad eum et dicebant: Exit iterum Pilatus foras et dicit eis: Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia in eo invenio causam nullam. Exit ergo Iesus foras, portans spineam coronam, et purpureum vestimentum, et dicit eis: Ecce homo. Cum ergo vidissent eum pontifices et ministri, clamaverunt dicentes: Crucifixus! Eis Pilatus: Accipite vum vos et crucifigite, ego enim non invenio in eo causam. Responderunt ei Iudei: Audisset Pilatus hunc sermonem magistimuit, et ingressus est praetorium iterum, et dicit ad Iesum: Unde est tu? Iesus autem responsum non dedit ei. Dicit ergo ei Pilatus: Mihi non loqueris, nescis quia potestatem habeo dimitterete, et potestatem habeo crucifigerete. Respondit Iesus: Non haberes potestatem adversum meulam, nisi tibi esset datum de super. Proptere acquitradidit me tibi, maius peccatum habet. Ex inde querebat Pilatus dimittere eum, Iudei autem clamabant dicentes: Si iudis,
Pilatus ergo, cum audisset hos sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali, in locum qui dicitur litostrotos, hebraece autem gabbata. Erat autem parasceve pasche, ora erat quasi sexta, et dicit Iudeis, ecce rex veste, lama verunt ergo illi, torre, torre, Eis Pilatus, regem vestrum crucifigam. Responderunt pontifices, tradidit eis illum, ut crucifigeretur, susceperunt ergo Iesum. Et paiulant sibi crucem, exhibit in eum qui dicitur Calvarie locum, quod hebraice dicitur Golgota, ubi eum crucifixerunt, et cum eo alios duos hinc et hinc, medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus, rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multi legerunt Iudeorum, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum hebraece, latine et grece. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum, respondit Pilatus, quod scripsi, scripsi. Milites ergo, cum crucifixis sent Iesum, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem et tunicam. Erat autem tunica inconsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invicem, scriptura impleatur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortem, et milites quidem hec fecerunt.
Stabant audem iuxa crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius, Maria Cleope et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, nicit matri molie, et ce filius tuus. Neinde dicit discipulo, ecce mater tua. Net ex illa hora accepit eam discipulus in suam. Post hoc sciens Iesus, quia iam omnia consumata sunt, ut consumaretur scriptura, dicit: Sit simul. Mas positum erat aceto plenum, spongiam ergo plenam aceto, hissopo circumponentes, obtulerunt ori eius. Cum ergo acepisset acetum, Iesus dixit: Consumatum est. Et inclinato capite, tradidit spiritum. Iudei ergo quoniam parasceve erat, ut non remanerent in cruce corpora sabbato. Erat enim magnus, dies illius sabbati, rogaverunt Pilatum, ut frangerentur eorum crura et tollerentur. Venerunt ergo milites, et primi quidem fregerunt crura, et alterius, qui crucifixus est cum meu. Ad Iesum autem cum venissent, ut viderunt eum iam mortum, non fregerunt eius crura, sed unus militum lancea latus eius aperuit, et continuo exhibit sanguis et aquam. Et qui vidit testimonium perehibuit, et verum est eius testimonium, et ille scit quia vera dicit, ut et vos credatis.
facta sunt enim hec, ut scriptura impleatur, os non cominuetur eius. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transfixerunt. Post hec autem rogavit Pilatum Iosef ab Arimatheam, qui erat discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu, et permisit Pilatus. Venit erego, et tulit corpus eius. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad eum nocte primum, ferens mixturam myrrhe et aloes, quasi libras centum. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos Iudeis est sepelire. Erat autem in loco, ubi crucifixus est hortus, et in horto monumentum novum, in quo nondum quisquam positus erat. Ebi ergo propter parascevem Iudeorum, qui iuxta erat monumentum, mos uerunt Iesum. Verbum Domini. Dopo aver seguito insieme la proclamazione della Passione del Signore secondo l'Evangelista Giovanni, ora ascoltiamo la predica di Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, davanti a Ponzio Pilato, nella sua passione, scrive San Paolo, Gesù Cristo ha dato la sua bella testimonianza. Ci domandiamo testimonianza di che? Non della verità della sua vita e della sua causa. Molti sono morti e muoiono ancora oggi per una causa sbagliata, credendo che sia giusta. La risurrezione, essa sì che testimonia la verità di Cristo. Dio ha dato a tutti prova sicura su Gesù, dice Paolo davanti all'Areopago di Atene, risuscitandolo dai morti.
La morte non testimonia la verità, ma l'amore di Cristo. Di tale amore essa costituisce anzi la prova suprema. Nessuno ha un amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Si potrebbe, a dire la verità, obiettare che c'è un amore più grande che dare la vita per i propri amici, ed è dare la vita per i propri nemici. Ma questo è precisamente quello che Gesù ha fatto. Cristo morì per gli empi, scrive l'Apostolo nella lettera ai Romani. Astendo qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Ci ha amati quando eravamo nemici, dice Agostino, per poterci rendere amici. Una certa unilaterale teologia della croce può farci dimenticare facilmente l'essenziale. La croce non è solo giudizio di Dio sul mondo o confutazione della sua sapienza e rivelazione del suo peccato. Non è il no di Dio al mondo, ma il suo supremo sì d'amore al mondo. L'ingiustizia, il male come realtà, scrive il Santo Padre nel suo ultimo libro su Gesù, non può semplicemente essere ignorato, lasciato stare, deve essere smaltito, vinto. Questa è la vera misericordia. E che ora, poiché gli uomini non ne sono in grado, lo faccia Dio stesso questo? Questa è la bontà incondizionata di Dio. Ma come avere il coraggio, venerabili padri e fratelli, di parlare dell'amore di Dio mentre abbiamo davanti agli occhi tante sventure umane, come la catastrofe abbattutasi sul Giappone o le tragedie consumatisi in mare nelle ultime settimane? Non parlarne allora dell'amore di Dio? Ma rimanere del tutto in silenzio sarebbe tradire la fede e ignorare il senso profondo del mistero che stiamo celebrando. C'è una verità da proclamare il Venerdì Santo soprattutto. Colui che contempliamo sulla croce è Dio in persona. Sì, è anche l'uomo Gesù di Nazareth, ma questi è una sola persona con il Figlio dell'Eterno Padre. Finché non si riconosce e non si prende sul serio il dogma di fede fondamentale dei cristiani, il primo definito dogmaticamente a Nicea nel 325, cioè che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Dio Lui stesso, della stessa sostanza del Padre. Finché non si riconosce questo, il dolore umano resterà senza risposta. Non si può dire: la domanda di Giobbe è rimasta inevasa. Non si può dire che neppure la fede cristiana ha una risposta da dare al dolore umano, se in partenza si rifiuta la risposta che essa dice di avere. Cosa si fa per assicurare qualcuno che una certa bevanda non contiene veleno? La si beve prima di lui, davanti a lui. Così ha fatto Dio con gli uomini. Egli ha bevuto il calice amaro della passione. Non può essere dunque avvelenato il dolore umano. Non può essere solo negatività, perdita, assurdo, se Dio stesso ha scelto di assaporarlo. In fondo al calice ci deve essere una perla. Il nome della perla lo conosciamo.
risurrezione. Io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Romani 8. E ancora, egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Se la corsa per la vita finisse qua giù, ci sarebbe davvero da disperarsi al pensiero di milioni e forse miliardi di esseri umani che partono svantaggiati, inchiodati dalla povertà e dal sottosviluppo al punto di partenza. E questo mentre alcuni pochi si concedono ogni lusso e non sanno come spendere le somme spropositate che guadagnano. Ma non è così. Cioè la corsa non finisce qua giù. La morte non solo azzera le differenze, ma le rovescia. Morì il povero e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Parabola del ricco Epulone. Morì anche il ricco e fu sepolto nell'inferno. Non possiamo applicare in maniera semplicistica, lo sappiamo, questo schema alla realtà sociale, ma esso è lì ad ammonirci che la fede nella risurrezione non lascia nessuno tranquillo nel suo quieto vivere. Ci ricorda che la massima vivere e lasciar vivere non deve mai trasformarsi nella massima vivere e lasciar morire. La risposta della croce non è solo per noi cristiani, è per tutti, perché il Figlio di Dio è morto per tutti. C'è nel mistero della redenzione un aspetto oggettivo e un aspetto soggettivo. C'è il fatto in se stesso, l'evento che commemoriamo questa sera, e c'è la risposta di fede, la presa di coscienza di questo evento, del significato. Il primo, l'elemento oggettivo, l'evento, si estende al di là del secondo, cioè della presa di coscienza, della risposta di fede. Lo Spirito Santo, dice un testo del Vaticano II, in un modo noto a Dio, offre ad ogni uomo la possibilità di essere associato al mistero pasquale. Uno dei modi di essere associati al mistero pasquale è proprio la sofferenza. Soffrire, scriveva Giovanni Paolo II all'indomani dell'attentato e dopo la lunga degenza seguita ad esso, soffrire significa diventare particolarmente suscettibili, particolarmente sensibili all'opera delle forze salvifiche di Dio offerte all'umanità in Cristo. Come se la sofferenza stabilisse tra la croce di Cristo e chi soffre un canale misterioso. Non chiamiamolo sacramento per non abusare di questa parola, ma qualcosa del genere. La sofferenza, ogni sofferenza, ma specialmente quella degli innocenti, mette in contatto in modo misterioso con la croce di Cristo. Dopo Gesù, quelli che hanno dato la loro bella testimonianza e che hanno bevuto il calice sono i martiri. I racconti della loro morte erano intitolati nei primi secoli Passio, Passione, come il racconto delle sofferenze di Gesù. Il mondo cristiano è tornato ad essere visitato dalla prova del martirio, che si credeva finita con la caduta dei regimi atei totalitari. Non possiamo passare sotto silenzio la loro testimonianza. I primi cristiani onoravano i loro martiri. Gli atti del loro martirio venivano letti e fatti circolare tra le chiese con immenso rispetto. Proprio oggi, Venerdì Santo del 2011, in un grande paese dell'Asia,
I cristiani hanno pregato e marciato in silenzio per le vie, per scongiurare la minaccia di morte che ingombe su di loro. C'è una cosa che distingue gli atti autentici dei martiri da quelli leggendari scritti a tavolino dopo, in genere dopo la fine delle persecuzioni. Nei primi non c'è quasi traccia di polemica contro i persecutori. Tutta l'attenzione è concentrata sull'eroismo dei martiri, non sulla perversità dei giudici e dei carnefici. San Cipriano arrivò perfino a chiedere ai suoi di dare 20 monete d'oro a colui che gli doveva tagliare la testa. Erano discepoli di colui e sono discepoli di colui che morì dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Veramente, come dice ancora il Santo Padre in questo suo ultimo libro, il sangue di Cristo parla un'altra lingua rispetto a quello di Abele. Non chiede vendetta, punizione, ma è riconciliazione. Anche il mondo si inchina davanti ai testimoni moderni della fede. Si spiega così l'inatteso successo che in Francia ha avuto il film Uomini di Dio, o Des Hommes et de Dieu, che narra la vicenda dei 7 monaci cistercensi trucidati a Tibirine nel marzo del 1996. E come non rimanere ammirati dalle parole scritte nel suo testamento dall'uomo politico cattolico Shabazz Bhatti, ucciso per la sua fede il mese scorso. Il suo testamento è lasciato anche a noi, suoi fratelli di fede, e sarebbe ingratitudine lasciarlo cadere presto nell'oblio, dopo appena un mese. Mi sono state proposte, scriveva nel testamento, alte cariche al governo e mi è stato chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere, voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere e le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così forte in me che mi considererei privilegiato qualora in questo mio sforzo e in questa mia battaglia per aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani perseguitati del mio paese, Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Sembra di riascoltare Ignazio di Antiochia quando stava venendo a Roma per subire il martirio all'inizio del secondo secolo. Il silenzio delle vittime non giustifica però la colpevole indifferenza del mondo e dei poteri politici dinanzi alla loro morte. Perisce il giusto, lamentava già il profeta Isaia, e nessuno ci bada. I pii sono tolti di mezzo e nessuno ci fa caso. I martiri cristiani, l'abbiamo già detto, non sono i soli a soffrire e morire intorno a noi. Cosa possiamo offrire dunque a chi non crede, oltre alla nostra certezza incrollabile di fede che c'è un riscatto per il dolore? Possiamo soffrire con chi soffre e piangere con chi piange. Prima di annunciare la risurrezione e la vita, davanti al lutto delle sorelle di Lazzaro, Gesù è scritto, scoppiò in pianto. In questo momento soffrire e piangere in particolare per il popolo giapponese, reduce da una delle catastrofi naturali più immani della storia. E possiamo anche dire a questi nostri lontani fratelli dell'Oriente che siamo ammirati della loro dignità e dall'esempio di compostezza e di mutuo aiuto che hanno dato al mondo.
La globalizzazione ha almeno questo effetto positivo. Il dolore di un popolo diventa il dolore di tutti, suscita la solidarietà di tutti. Ci dà occasione di scoprire che siamo una sola famiglia umana, legata nel bene e nel male. Ci aiuta a superare le barriere di razza, colore e religione. Dice un nostro poeta italiano, Giovanni Pascoli, uomini, pace, nella prona terra troppo è il mistero. Uomini, pace, nella prona terra troppo è il mistero. Dobbiamo però, venerabili padri e fratelli e sorelle, raccogliere anche l'insegnamento che c'è in eventi come questo. Terremoti, uragani e altre sciagure che colpiscono insieme colpevoli e innocenti non sono mai un castigo di Dio. Dire diversamente significherebbe offendere Dio e gli uomini. Sono però un ammonimento. In questo caso l'ammonimento a non illuderci che basteranno la scienza e la tecnica a salvarci. Se non sapremo imporci dei limiti, possono diventare proprio queste la minaccia più grave di tutte. Ci fu un terremoto anche al momento della morte di Cristo. Ce lo dice Matteo. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Ma ce ne fu un altro ancora più grande al momento della risurrezione. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. E così sarà sempre. A ogni terremoto di morte succederà un terremoto di risurrezione e di vita, perché Cristo è risorto. Qualcuno ha detto: ormai solo un Dio ci può salvare. Nur noch ein Gott kann uns retten. Abbiamo una garanzia noi cristiani certa che lo farà. Dio ha tanto amato il mondo da dare per esso il suo figlio unigenito. Questa è la garanzia. Un tempo l'arcobaleno era stato il segno dell'alleanza tra Dio e l'umanità. Ora esso è la croce ed è segno di un'alleanza nuova ed eterna. Prepariamoci perciò, venerabili padri, fratelli e sorelle, a cantare con rinnovata convinzione e con commossa gratitudine le parole della liturgia. Ecce lignum crucis in quo salus mundi pependit. Ecco il legno della croce da cui pendette la nostra salvezza. Venite, adoremus. Venite, adoriamo. Abbiamo ascoltato insieme le parole di Padre Raniero Canta la Messa inserite in questa celebrazione della Passione del Signore che stiamo seguendo in diretta dalla Basilica Vaticana, celebrazione presieduta da Papa Benedetto XVI. Come sempre Padre Raniero in maniera molto chiara ci ha invitato a riflettere a partire da quanto stiamo celebrando. Il dolore umano non è senza risposta. Ci ha ricordato come Gesù per primo abbia bevuto il calice della passione. E poi molto belle e toccanti le parole che Padre Raniero ha riportato dal testamento dell'uomo politico cattolico Shabazz Bhatti, ucciso per la sua fede lo scorso mese.
Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre rifiutato persino a rischio della mia stessa vita. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Parole che dovremmo scrivere nel nostro diario spirituale, tutti noi battezzati, tutti noi cristiani, seguire il Signore Gesù. A conclusione di questa prima parte della liturgia della parola, ora seguiremo la preghiera universale. Nel giorno in cui Cristo ha offerto al Padre la sua vita per la redenzione di tutti, la Chiesa eleva in suo nome le solenni preghiere tramandate dall'antica liturgia romana e intercede per la salvezza di tutta l'umanità. Pregheremo per la Santa Chiesa, per il Papa, per tutti gli ordini sacri e per tutti i fedeli, per i catecumeni, per l'unità dei cristiani, per gli ebrei, per i non cristiani, per coloro che non credono in Dio, per i governanti e per i tribolati. Oremus dilectissimi nobis pro Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi, in una vita serena e tranquilla, di render gloria a Dio Padre Onnipotente. Glorificare Deum Patrem Omnipotentem. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriam tuam omnibus in Christo centibus revelasti, custode opera misericordiae tue, ut ecclesia tua toto orbe diffusa, stabili fide in confessione tui nominis perseveret, per Christum Dominum nostrum. Oremus et pro beatissimo Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Benedetto. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Omnipotens sempiterne Deus, cuius judici universa fundantur, respice propitiis ad preces nostras, et me indignum famulum tum continua pietate custodi, ut Christiana plebs, quam mihi pascendum tua providentia commisisti, fidi sui meritis augeatur, per Christum Dominum nostrum. Oremus et pro omnibus Preghiamo per tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Omnipotens sempiterne Deus, cuius spiritu totum corpus ecclesiae sanctificatur et recitur, exaudi nos prominissis tuis supplicantes, ut gratiae tuae munere
ab omnibus tibi fidelita serviatur, per Christum Dominum nostrum. Preghiamo per i nostri catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù nostro Signore. Omnipotens sempiterne Deus, qui ecclesiam tuam nova semper prole fecundas, auce fidem in intellectum catechumenis, ut renati fonti baptismatis, ad optionis tue filis agregentur, per Christum Dominum nostrum. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. Omnipotens sempiterne Deus, qui dispersa congregas et congregata conservas, ad Gregem Filii Tui placatus intende, ut quos unum baptisma sacravit, eos et fidi iungat integritas, et vinculum soci caritatis, per Christum Dominum nostrum. Preghiamo per gli ebrei. Il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Omnipotens sempiterne Deus, qui promissionis tuas abrahe, ius qui semini contulisti, Ecclesia tue preces clementa ex audi, ut populis acquisitionis prioris, ad redemptions meriato plenitudinem pervenire, per Christum Dominum nostrum. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché, illuminati dallo Spirito Santo, possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Omnipotens sempiterne Deus, fac ut qui Christum non confitentur, curam te sincero corde ambulantes, inveniant veritatem, nosque mutuo proficiente semper amore, et a tue vite mysterium plenius percipiendum sollicitos, perfectioris effice tue tesis caritatis in mundo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore, giungano alla conoscenza del Dio vero. Omnipotens sempiterne Deus, qui cunctos hominis condidisti, ut te semper desiderando quererent, ed inveniendo quiescerent, presta quesumus, ut inter noxia queque obstacula, omnes tue signa pietatis, et in te credentium testimonium bonorum operum percipientes, te solum verum Deum, nostri qui generis patrem gaudiant confiteri, per Christum Dominum nostrum. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace.
Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manus sunt homina corda et iura populorum, respice benignos ad eius, qui nos in potestate moderantur, ut ubique terrarum populorum prosperitas, pace securitas, et religionis libertas, til argente consistant, per Christum Dominum nostrum. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché liberi il mondo da ogni disordine, allontani le malattie, scacci la fame, renda libertà ai prigionieri, giustizia agli oppressi, conceda sicurezza a chi viaggia, il ritorno ai lontani da casa, la salute agli ammalati, ai morenti la salvezza eterna. Atque morientibus salutem indulgeat. Omnipotens sempiterne Deus, mesturum consolatio, laborantium fortitudo, perveniant a te preces, de qua cumque tribulatione clamantium, ut omnes sibi necessitatibus suis, misericordiam tuam gaudiant affuisse, per Christum Dominum nostrum. Amen. E con la preghiera per i tribolati si conclude questa grande preghiera della Chiesa, la preghiera universale, e si conclude la prima parte di questa celebrazione della passione del Signore, la liturgia della parola. Ora ha inizio la seconda parte, l'adorazione della Santa Croce. Come possiamo vedere, un diacono porta all'altare la croce, sarà il Santo Padre poi a scoprire l'immagine del crocifisso e a dire a questa assemblea: ecco il legno della croce. E un cantore aggiungerà: al quale fu appeso il Cristo Salvatore del mondo. E la scola dirà: venite, canterà, venite, adoriamo. Quanto abbiamo appena ricordato, che avverrà fra qualche istante, si ripeterà per tre volte, poi ci sarà l'adorazione della Santa Croce, che farà il Santo Padre, i cardinali, i vescovi e alcuni rappresentanti fra i tanti fedeli che sono presenti questa sera qui nella Basilica Vaticana.
excelinium crucis. Flectamus tenua. Levate. Excelinium crucis. In quos annus mundi lectamus tenua. Levate. Excelinium crucis. In quos annus mundi lectamus tenua.
levate.
Lo ricordiamo per chi ci sta seguendo attraverso Radio Pace in questo momento, dapprima i diaconi, ora i cardinali, anche il predicatore della Casa Pontificia, stanno rendendo omaggio, adorazione alla croce che ha visto per primo il successore di Pietro a piedi scalzi senza la pianeta giungere dinanzi al Cristo crocifisso, inginocchiarsi, quindi baciare l'immagine del Cristo e ritornare alla sede, e poi appunto è iniziata questa lunga processione che sta portando i cardinali che sono presenti a questa celebrazione della Passione ad adorare la croce, ad adorare il Cristo crocifisso. La scuola ha cantato: Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta.
Ed ora ha inizio la terza parte, la Santa Comunione. Il diacono porta all'altare il Santissimo Sacramento per la Santa Comunione, alla quale i fedeli che sono presenti in basilica si possono accostare in questo venerdì santo, giorno nel quale non si celebra alcuna Eucaristia, ma all'interno della celebrazione della Passione che stiamo seguendo come terzo momento è data appunto la possibilità di accostarsi al sacramento dell'Eucaristia. Il Santo Padre introdurrà la preghiera del Padre nostro e quindi ci sarà appunto la distribuzione della comunione dell'Eucaristia a quanti vorranno accostarsi in questo venerdì santo, venerdì di Passione. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut upi misericordia tua adiuti, et ab peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione sicuri, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam anni vocati sunt. Domine, non sum dignus ut intrisit tectum meum, sed sanctum tu verbo, et sanabitur anima mea.
Thank you.
ci avviamo a conclusione di questa celebrazione della Passione dopo questo momento di silenzio, di raccoglimento e di preghiera. Il Papa pronuncerà l'orazione dopo la comunione e quindi prima di sciogliere questa assemblea che, come dicevamo all'inizio, lascerà la Basilica ancora una volta in silenzio, ci sarà l'orazione sul popolo che è l'ultimo momento, l'ultima preghiera di questa celebrazione che ci ha messi in ascolto della parola di Dio dal libro del profeta Isaia, dalla lettera agli Ebrei e la Passione secondo Giovanni. Dopo la riflessione di padre Raniero Cantalamessa, la grande preghiera universale, quindi l'adorazione della Santa Croce, questa terza parte della comunione che ha dato la possibilità a quanti hanno partecipato a questa celebrazione di accostarsi all'Eucaristia. Oremus, Omnipotens Sempiter. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio. Per Christum Dominum nostrum. Inclinate vos ad benedictionem. Super populum tum quesumus. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Per Christum Dominum nostrum. Sono di Suor Maria Rita Piccione, agostiniana, preside della Federazione dei Monasteri Agostiniani d'Italia, Madonna del Buon Consiglio, le meditazioni che accompagneranno le 14 stazioni della Via Crucis che vivremo insieme questa sera, presieduta da Papa Benedetto XVI dal Colosseo in Roma. Il tempo su Roma è incerto, in questo momento non piove ma non mancano le nuvole. Comunque ugualmente intorno alle 21:10 ci collegheremo in diretta con il Colosseo per questo momento di preghiera del tutto particolare. È pubblicato a cura della libreria editrice Vaticana e dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, il libretto che raccoglie i testi delle meditazioni della Via Crucis di questa sera e che possiamo trovare in tutte le librerie cattoliche. Accanto alle meditazioni di Suor Maria Rita Piccione vi sono le tavole di Suor Elena Maria, un'altra agostiniana, che ha voluto arricchire questo testo che vivremo, contempleremo, mediteremo nella serata di questo Venerdì Santo,
22 aprile. Dice la conclusione dell'introduzione: siamo grati a queste due sorelle, Suor Maria Rita e Suor Elena Maria, che nutrite dalla continua meditazione della parola di Dio e degli scritti di Sant'Agostino e sostenute dalla preghiera della comunità della federazione, hanno accettato di condividere con tutta semplicità la loro esperienza di Cristo e del mistero pasquale in un anno in cui la celebrazione della Santa Pasqua ricorre proprio il 24 aprile, giorno anniversario del battesimo di Sant'Agostino. Quindi questa sera avremo modo di ascoltare, di vivere, di pregare questa Via Crucis del Venerdì Santo del 2011, accompagnati dalla meditazione di Suor Maria Rita Piccione Agostiniana. Con queste immagini dalla Basilica Vaticana noi andiamo a congedarsi da tutti voi, andiamo a congedarci da tutti voi, dandovi appuntamento, come già ricordato, alle 21:10 circa di questa sera per seguire insieme la Via Crucis. Da parte di Padre Claudio Savio, il grazie e un a risentirci. A presto.